Allora, ritorniamo che noi parliamo della questione fiscale. Tutti e tre siete coinvolti. Presidente, cominciamo da lei. Sta Oggi Benedetta Tasi con tutta. Oh, aspetti un attimo, scusi, c'è la telefonata, non sapevo l'avessimo in attesa. Pronto? signora Verena, buongiorno. Sì, buongiorno, dove chiama? Chiamo da Parola, sono Italo, Sì, dica, buongiorno. signorita, prego. Senta, ma devo parlare, devo intervenire sulla tassazione oppure devo stare all'argomento della sanità e pensionati? Se vuole, faccia la sua osservazione, quello che tanto parliamo anche di tassazione, dica, dica. Allora, guardi, per quanto riguarda il titolo sanità e pensionati, io purtroppo devo prendere in considerazione soltanto il secondo sostantivo, la parola pensionato, nel senso che devo fare i conti della casalinga. Cioè, voglio dire, io ho un'età per cui avrei bisogno di tante visite specialistiche e quant'altro, perché ho molte patologie. Però, guardi, non mi passa neanche per la testa di andarmi a fare queste analisi, perché mi costerebbero l'ira di Dio, non posso permettermelo, ho due figli in età scolare che mi costano l'ira di Dio. Allora sa cosa ho fatto, signora Elena? Da un po' di tempo mi sono messo a frutta e verdura e non mangio altro. E sa cosa succede? Che prima ho avuto un febbrone da cavallo, dopodiché mi è venuta fuori un'eruzione cutanea di cui avevo preso spavento, ma il medico mi ha detto che proprio per aver cambiato alimentazione mi poteva succedere questo. Adesso ho cominciato a perdere un po' di chili, sto abbastanza bene e cosa vuole? Ma, ho optato per questa soluzione come pensionato. Per esempio, lei ha fatto delle interessantissime trasmissioni per quanto riguarda la cura dei denti, no? Io avrei voluto chiedere anche qui ai suoi specialisti che avevo in studio dei consigli per cercare di mantenermi la bocca sana, perché al massimo posso permettermi qualche estrazione, ma non è perché mi fanno il filo, il prestito, eccetera, eccetera. Cioè, io posso andare dal No, dietro ma e dire certo. spendo 10.000 euro per rifarmi i denti, capisce? No, assolutamente. Avendo anche dei figli in età scolare, devo pensare assolutamente prima loro. Per quanto riguarda poi, guardi, la ringrazio, 2 secondi per quanto riguarda la tassazione. Anch'io sarò soggetto a pagare questa TASI, l'asporto di rifiuti e quant'altro, e sono oneri assolutamente pesanti. Però mi creda, signora Elena, quello che mi pesa di più sono le bollette, perché mentre sulla pensione pago un 23% di imposta, sulla casa adesso non so quanto pagherò, ma mensilmente posso distribuire, diciamo, l'onere per il pagamento. Sono le bollette che sono un macello, perché le dico l'ultima bolletta del gas invernale che ho ricevuto, 97 euro di gas consumato, riscaldamento acqua calda di 2 mesi, 97 euro, Bravo. la bolletta è stata di Mamma mia. 298 euro. Lei capisce che andiamo a una tassazione del 300%, Sì, ma signora Elena? vergognoso. Quindi quando si paga, capisci? Poi pensi che io a settembre dell'anno scorso ho dovuto cambiare la caldaia, va bene? E adesso a giugno mi è arrivato l'ometto che mi ha detto che devo fare la revisione, devo rivedere cioè, peggio delle macchine, perché la macchina almeno ogni due Sì, è anni deve fare normale, è la vero. revisione con delle spese, ma la caldaia è nuova, che questo qua mi arriva ogni anno in casa. Ma Eh guarda, sì, è signora, vero. guardi, signora, è pazzesco. Quindi quando loro parlano, anche gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani, quando parlano di tassazione al 70%, stiano bene attenti a rifare i conti, perché se loro hanno poi bollette di luce, acqua, gas Energia professionale e carissima, sì. telefonia professionale, guardi che l'ammontare percentuale della tassazione va a livelli altissimi. Grazie e la ringrazio Grazie, molto. grazie a Chiedo lei, scusa se signorita. sono stato lungo. No, no, assolutamente, ha toccato tutti gli aspetti purtroppo ai noi salienti. Vogliamo anche rispondere al nostro telespettatore, ha detto la sacrosanta verità, è anche No, bravo che spende poco di gas, però le tasse sono non è altissime. una realtà solo per lo spettatore, ma di tante altre Per famiglie tantissimi. che vivono quotidianamente questi problemi. Però su determinate cose noi possiamo essere propositivi, ma non è che possiamo dare una risposta chiara. Cioè, dicono che si abbassava la spesa dell'energia elettrica o del gas, ma io non ho percepito questi messaggi di calo, anzi, piuttosto le abbassano la pensione, caro signor Italo, ma tutte quelle spese vive sicuramente gliele alzano. Assolutamente, tanto più che il bonus famoso degli 80 euro non è In qualche chissà modo mai, lo devono recuperare da qualche altra chissà mai, parte infatti. e Ti vediamo. tolgono, ti danno da una parte, ti tolgono dall'altra, a chi danno, perché poi non danno a tutti, i pensionati sono esclusi, ma anche tantissimi altri redditi, basta fino a 80 euro tra l'altro, anche questo è da Certo, ridere. sì, lì in Italia le cose non sono distribuite in maniera equa come viene tante volte pubblicizzato, ma dal punto di vista della concretezza questo non Assolutamente. è. E intanto andiamo alla botta di questa tornata.
non tanto tornata di tasse, tassazioni, che vediamo aumenti, ma tutti li hanno visti, basta fare la comparazione tra l'anno scorso, insomma è una cosa vergognosa. Oggi abbiamo la scadenza dell'IMU, in molti comuni della TASI, noi come Confederazione comunque per quanto riguarda questa nuova tassa, la TASI, abbiamo scritto a tutti i comuni del territorio della provincia di Padova, almeno che garantiscano alla comunità e ai contribuenti che non vengano applicate tasse e sanzioni supplementari in caso di ritardo di pagamento. Diciamo che questa è proprio una tassa messa quasi ad hoc, perché noi come Confederazione riteniamo che se sbloccassero quello che è il patto di stabilità, in cui in tanti comuni avrebbero la possibilità di avere liquidità da giostrare e da investire anche per i cittadini e per la propria comunità, questo problema della TASI magari si poteva anche superare in qualche maniera, però vediamo che anche da parte politica non vogliono tanto sentirci, ti danno da una parte e te li tolgono dall'altra. Assolutamente, c'è un'altra telefonata, pronto? Buongiorno, sono Adriana. Sì, signora Adriana. A proposito di bollette, però bisogna stare anche molto attenti e controllare bene, perché a me, soprattutto a noi, insomma, in famiglia, sono arrivate delle bollette che si fa presto a vedere il consumo reale, voglio dire, tante telefonate. Mi è arrivata una bolletta di 180 euro di Telecom. Insomma, abbiamo fatto i conti, abbiamo chiamato, che era stato sbagliato tutto, avevano messo 60-70 euro in più, non so di che cosa. Se non si controllano queste cose, va avanti così. E per quanto riguarda il riscaldamento, abbiamo fatto una spesa con un boiler a basso. Prima avevamo il boiler che scaldava l'acqua, adesso abbiamo un sistema che man mano consumi ti scalda l'acqua. Sì, sì, come quelli di una volta. Sì. Ecco, esatto. È arrivata una bolletta con la stufa a legna che abbiamo in casa, che anche quella la usiamo senza usare i gas. C'è arrivato un conguaglio di 500, ma dico, siamo pazzi, siamo intervenuti, abbiamo fatto i calcoli e ci hanno detto di non pagare la bolletta perché è sbagliata. Ma dico, allora che calcoli fanno? Perché anche questo è un discorso. Oltretutto, quale sanità per i pensionati? Io vorrei dire, io sono una pensionata, bisogna anche essere un po', diciamo, non essere, vogliamo tutto e subito. Io per esempio, quando ho bisogno di qualcosa, se il medico ritiene che è d'urgenza, si mette d'urgenza, se no bisogna aspettare questi 2 o 3 mesi, insomma, ecco. A me non ho trovato quale sanità per i pensionati, perché mi sembra sia adeguata, ecco. Va bene. La ringrazio. Grazie della sua testimonianza. Vuole rispondere? E tra gli infortunati del signor S, perché purtroppo la realtà è ben diversa. Molte lamentele vengono dette nei nostri uffici da parte dei nostri pensionati, non tutti, questo è anche vero, però la gran parte, la maggioranza, devono attendere mesi, mesi e mesi. E quando uno ha anche solo un mal di pancia, non si sa purtroppo che cosa possa anche essere. E quindi a volte si attende anche i 3, i 4, i 5 mesi a pagamento subito. Per quanto riguarda le bollette, ha ragione la signora anche di prima, che bisogna stare molto attenti, ma io quello che mi domando e che mi scandalizzo, se è possibile, e ci sarà non so quante migliaia di persone che pagano bollette che non sono vere, perché fanno questi errori, non è ammissibile, è ora di finire anche questo, perché certi pori cristi non sanno anche leggere completamente la bolletta. E poi pagano. E per quanto riguarda le tasse, voglio dire ai pensionati che noi è da anni che facciamo anche una battaglia perché le pensioni medie e basse siano esenti dall'IRPEF, come sono nei paesi europei. In Italia invece si paga sempre. E la risposta a questa...
La risposta su quanto? Su questa istanza qua dell'IRPEF? Sulle basse e sulla questione dell'IRPEF, la battaglia stiamo facendo, però al momento speriamo, Renzi ha detto che il prossimo anno ci sarà qualcosa anche per i pensionati, io me lo auguro. L'altro giorno ero in direzione nazionale nostra a Roma, dove ho sollevato ancora questa questione e ho lanciato che si faccia anche qualche iniziativa unitaria su queste questioni. Non dopo la finanziaria, perché a volte si fa dopo, no? Quando le cose sono approvate ci si lamenta, no? Bisogna farle molto tempo prima. Assolutamente. Sempre tornando al discorso della tassazione per quel che riguarda il settore agricolo, che cosa vedete voi? Ci sono anche lì delle aumenti importanti, ci sono delle zone... Questa TASI è una cosa che proprio tutti i nostri associati agricoli non riescono a digerire. E quindi noi battaglieremo assieme alle altre associazioni di categoria infatti, che vorranno fare rete per questo obiettivo e speriamo che presto vengano delle risposte ben chiare. Perché sembra che per il capannone industriale molti comuni abbiano concesso un esonero, no? Appunto, in agricoltura chi siamo? Siamo solo quelli che riempiono la bocca perché l'agricoltura sembra la struttura più sostenibile di un qualcosa che... Però alla fine, quando è ora di andare a mettere mano ai portafogli anche degli agricoltori, anche noi è giusto che puntiamo i piedi per difendere i nostri diritti. E per quel che vi riguarda? La TASI per noi è stata una tragedia, nel senso che praticamente ci siamo sostituiti all'amministrazione pubblica. Questa è una tassa che è nata quest'anno, è all'interno della riforma delle tasse locali, quindi la IUC, che comprende l'IMU, comprende la TASI, comprende la TARES, e la TASI in particolare, che viene pagata per i servizi indivisibili offerti dai comuni, gli altri anni era compresa all'interno della tassa che veniva per i rifiuti, certo. Quest'anno è stata scorporata. Però risulta più pesante. Risulta più pesante perché in teoria va a coprire il buco dell'IMU sulla prima casa. Esatto. Però l'IMU si paga. Questo è il concetto. Allora, l'IMU sulla prima casa non si paga più. Cosa succede? Viene sostituita da cosa? Dalla TASI. Se andiamo a vedere a conti fatti è questo. Il problema qual è? Che è di difficile gestione perché... innanzitutto ogni comune può deliberare e prevedere esenzioni, detrazioni a suo piacimento, restando sempre all'interno di quello che prevede la legge. Per noi che dobbiamo gestire, ma anche per un cittadino semplice, insomma, perché dopo alla fine noi stiamo parlando di una tassazione che comunque il cittadino deve essere comunque messo nelle condizioni per potersela calcolare e pagare. Invece allora, non è assolutamente l'amministrazione pubblica prevede che è lui che la calcola, è questo che tu devi pagare, ma non può essere che viene scaricato sui cittadini che dopo loro, di loro conseguenza vengono da noi. Io lo dico anche contro il nostro, tra virgolette, interesse, perché comunque è una prestazione che alla fine, siccome abbiamo anche una responsabilità nel calcolo, comunque chiediamo anche un importo. Ma proprio abbiamo fatto uno sforzo in accordo con la nostra giunta che in alcuni casi abbiamo fatto gratuito. Perché? Perché capiamo, insomma, che non possiamo anche noi rivalerci su una cosa che praticamente ha previsto l'amministrazione pubblica che non è in grado di farla, scarica sui cittadini e quindi noi andiamo ad aggravare anche noi il peso, insomma, su quello che sono le uscite di tutti i cittadini. No, non va bene, insomma. Io vi devo interrompere perché siamo arrivati al termine, il tempo vola letteralmente. Insomma, l'importante è che ci sia questa azione che viene fatta in modo forte e anche coeso da parte dei pensionati della CIA, stessa Padova, per cercare di ottenere dei risultati nell'ambito della sanità, e anche un'azione per quel che riguarda la tassazione, perché effettivamente se nulla viene detto, nulla si cerca di fare, si va avanti così, tanto poi i cittadini accettano e subiscono supinamente. E cerchiamo di semplificare un po' le cose. E cerchiamo di realizzare quanto si è detto, di semplificare, perché altrimenti tutto diventa più difficile in qualsiasi modo da gestire o costoso. Questo è un altro aspetto importante. Ne approfitto per dire solo una cosa, che hanno previsto una proroga per i 7.30.
Quindi chi non ha ancora provveduto perché magari era preso con il pagamento della TASI può ancora fare il 7.30. Ecco, quindi leggera proroga per il 7.30, informatevi comunque perché altrimenti i tempi volano e poi si rischia di andare comunque in, esatto, in mora e pagare ulteriormente. Buon proseguimento, grazie alla collaborazione alla CEI di Padova. Grazie.